SOS estetista? Sì, video tag. Vestiamoci insieme. Venite ragazzi. Allora, è mattina molto presto, non ci badate. La faccia un po' stravolta, però bella riposata, eh. Allora, questo è il mio armadio e vi inquadro intanto le scarpe che dopo vi faccio vedere bene bene, le tiro tutte fuori perché mi avete chiesto di farvele vedere. Intanto, cosa ci mettiamo questa mattina? Piove. Piove, io mi voglio vestire comoda come al solito, no tacchi perché c'ho da lavorare, c'ho da sbrigarmi un po' delle cose, quindi voglio essere scattosa. Allora io metterei, questo è il mio armadio bello, tutto rimesso a posto, tutto ordinato, tutti i miei maglioncini, tutte le mie leggings, guardate che bell'ordine, ci voleva proprio, eh. Allora io metterei questo pantalone tuta perché lo vedo lento, comodo, un po' sbragalato, che a me mi piace, un po' frufru, capito? Non impegnativo. Sta felpetta, bella, che questa è molto calda e comoda, l'ho presa a Miami Beach. Molto calda, pensate, l'ho dovuta comprare di corsa perché faceva un freddo cane. Dice estate, un vento, c'è a Miami, ragazze, un vento tremendo. Con tutto quello che mi ero portata, c'avevo sempre freddo. Poi entri dentro gli hotel, l'aria condizionata a palla, la mettono, cioè, dove sta così? Aiuto, spegnete, vi prego. Quindi mi sono dovuta comprare una felpa. Incredibile, estate qua, felpa. E vabbè, mettiamoci, poi sotto mi metto una canottiera sempre grigia e mi metto una lupetta sotto a questa felpa perché io devo sempre proteggere la mia gola. Se no devo mettere sciarpe e sciarpine. Ecco, metto questo qua. Ok, e aspetta le scarpe, vieni qua Francesco. Le scarpe, ultimo acquisto. Scarpe sempre che vado de corsa da scavare, poi chiamo così, carine carine, mo vanno tanto de moda. Con la zippetta, vedi? Con la stellina, con un po' di serpentato, eh? Ok, metto queste perché ci avrei pure queste. Che sono, ci possono andare, però ne voglio mettere queste che sono proprio nuove, così le immacoliamo con la pioggia. Vabbè, tanto mi può pure riprendere, sai, perché non si vede nulla. Sotto c'ho già le calze, ragazze, mettetele perché calze chiaramente 70 denari perché aiutano ad la circolazione. Stringono un po', quindi entra meglio il fuso aderente, ma soprattutto per la circolazione, per la cellulite. Ok, tanto tutto c'avevo già la canottiera e voilà, mettiamoci la lupettina, ecco qui, grigio topo, e poi dopo vi faccio vedere il trucco. Come mi sto truccando, speriamo che c'è abbastanza luce, mi sono rimediata un faro, mi sono rimediata un faretto, vedete questo pantalone com'è? Pantatuta, no? Pantatuta, con i laccetti, con le taschette, sbragalato, questi vanno così, vanno. Ok, e poi sopra la felpa che però adesso non la metto, la metto dopo perché, vabbè la metto, perché già sto sudando. Vabbè, perché io quando faccio i video comunque mi agito. Sono emotiva, ragazzi, sono timida. Non si vede? Come sta il viso mio? Come stanno le mie labbra? Vieni, Francesco, fammi sto primo piano. Poi con questi faretti fanno vedere tutte le brutte cose, i faretti, purtroppo, eh. Diciamo che devo fare un'altra seduta. Si vedono ancora i buchi, eh. Devo dire che purtroppo sì, mi ha fatto tanto quel trattamento di laser, però devo rifarlo, devo approfondire. Oddio, che c'è dentro? Ah. Devo approfondire, devo fare il secondo trattamento che lo farò fare molto più spinto, molto più profondo. Ecco qua quanto sono carine queste scarpe, ma soprattutto comode, comode alla moda. Sì, perché oggi mi sarebbe piaciuto mettermi un bello stivale col tacco, ma sinceramente piove e
scivola, dovessi cascare. Perché io sono una che corre sempre. Tu immagini, faccio pure il botto. Ci manca solo il botto, guarda, quei tacchi, mamma mia, che figura. Ok, ora vi faccio vedere la mia collezione di scarpe. Collezione, tanto che dire, non faccio la collezione, però mi piacciono le scarpe. Le tiro fuori tutte perché dentro questo armadio c'è luce, ma qui sotto non abbastanza. Allora, iniziamo da queste scarpe frufru. Queste frufru le chiamo in senso, insomma, non impegnative, ecco. Ah, poi ho preso anche queste qui blu, sempre da Prima Donna, della stessa marca di queste, ma sono proprio comodissime, ragazzi, e calde anche, soprattutto. Poi, per quando proprio fa freddo e piove, Timberland, queste le ho prese a New York, ragazze. Poi vi faccio vedere quelle più, vabbè, questa pure da Coin l'ho comprata, carina. Poi stivale, questi pure sono della Saks Coin, sono un guanto, questi ce volo proprio, guarda, sono favolosi. Si vedono, Francesco? Sì. Poi ho questi che è una mezza stagione, però quando vesto di marrone che c'è il sole, ho anche la borsa, me li metto, mi piacciono, color cuoio, ho la borsa uguale, tutta di marrone, io adoro molto questo colore, whisky, ma color whisky, va. Ah, poi ho queste sono fantastici, ragazzi, questi sono proprio da ballare, da gran galà. Queste me le ha regalati mio marito. Indovina quanto ha pagati? Non si dice? Tanto. 5,50. 5,50 sono di Jacob. Ho anche gli occhiali suoi. Pensate che Jacob è lo stilista preferito di Madonna. La mia superstar, ragazzi. Sono comodissimi, però sono alti, Poi c'ho pure questo che è una favola. Bello scattoso, comodo, alto fino al ginocchio. Infatti ero insicura se mettermi questi vestirmi di marrone o di grigio. Poi vabbè, questo io lo chiamo anfibio perché per me, insomma, è uno stivale da scavarco, da awanagana con le borchie, comodo, ci metto sempre dentro il jeans io con questi. Poi qui c'è uno stivale basso così, semplice per le gonne, così non so volgare, stivale basso di tacco. Poi c'è questi l'ho fatti in via del corso, ragazze, non mi dite niente, però da gran figona, stivale da gran figona. Perché da gran figona? Doppio fondo, tacco, perché questi poi si alzano. Io li metto con il jeans e voilà. Mi devo mettere? No, non mi metto. La prossima volta sì, dai. Però col jeans io questi così alzati, c'ho una bella faccia sosta a uscirci, preferisco mettermeli così, piegati. Poi abbiamo una scarpa antica fracica, questa la comprai per un capodanno, messa una volta sola, sono di Padovan, pure queste le ho pagate in occhio della testa, come si dice. Però me le tengo, anche se non le metto, non le voglio regalare, perché le ho messe se no due volte, due capodanni ci ho fatto. Sono molto belle, legate alla caviglia e caramato, perché io non so da attaccaspillo, tacco molto largo e comodo. E poi vabbè, poi sono rimaste tutte scarpette da ginnastica, è inutile che ve le faccio vedere, Nike. Vabbè, se andiamo a truccare, perché dopo sto video tag... C'è il trucco, eh?